un nemico molto temuto da tutte le persone che giocano a Minecraft. È uno di quei nemici che ti fa saltare in aria anche quando non te ne accorgi e in pratica va eliminato. La missione di oggi, soldato, è eliminare quel creeper senza esplodere. Buona fortuna. All'attacco! Pam! Bam! Bambete! Missione compiuta, ragazzi, missione compiuta! E c'è anche Porky. Ciao, Porky. Benvenuti, ragazzi, e ragazze, e di tutte le persone che voi siete lì, cioè, vabbè, avete capito? Oggi siamo qui in questo nuovo episodio di Minecraft dove sono riuscito ad andare avanti nella casa, ci cioè ho messo tutti i dettagli che mancavano, tipo le finestre qua che mi sono forzato a mettere nello scorso episodio. Ci ho ficchiato anche i classici dettagli qua. Aspetta, non so se l'ho detto nell'altro. No, nell'altro video non li ho messi, se non sbaglio, li ho messi adesso. Ho cambiato un po' perché la porta, se vi ricordate, era lì, adesso l'ho messa qua, con sto motivetto qua, giusto per fare un po' stile zen, anche se in realtà non c'è manco un cacchio di stile, non c'è niente, però fa figo, quindi a me piace. Anche questa porta qua, sto motivetto mi è plaso tantissimo, devo fare solo gli armor stand e boh, niente. La stessa cosa anche da questa parte, è uguale, simmetrica, quindi non cambia niente. Tanto alla fine è una camera che non verrà utilizzata, però vabbè, dettagli. Qui non ho fatto nient'altro che nient'altro, in pratica sono mettere le librerie, le ho messe tutte. Ho messo anche cosa mancava, perché non mi ricordo cosa mancava dall'ultimo episodio, siccome l'ho registrato un bel po' di tempo fa. E niente, ho messo un po' tutti i dettagli, qua sopra alla fine non ho più fatto niente, l'ho lasciato così com'è perché non so cosa ficcarci dentro. Vabbè, non pensate male, ragazzi, non pensate male. E poi niente, allora, ragazzi, questo episodio in realtà volevo dedicarlo alla bellissima cosa che io ho fatto in OF camera. Tra l'altro, aspettate un attimo, sta spada scende di durabilità, madonna, cioè tra un po' arriva a 100 colpi e non va bene, devo riparare. No, vabbè, a parte le minchiate, mettiamo la gunpowder che forse ci servirà in un futuro, non so quale, ma futuro, dov'è la gunpowder? Eccola qua. La spada, beh, ce la teniamo. Poi vado un attimo sotto perché vi voglio far vedere esattamente questo. Se voi vedete tipo qua, sono tipo dei blocchi che ho messo per delineare. Dei chunk, ovviamente i chunk dove spawnano gli slime. E ho avuto un culo della Madonna quando ho cercato su internet e ho visto che sono proprio dove, tra virgolette, c'è la mia base. Quindi, siccome sono andato fuori, ho detto: ma perché fare un ingresso secondario, farlo così alla cavolo? Quando c'è la mia base mineraria qua, basta che tipo aggiungo. Madonna, mi vengono sempre questi infarti quando lo faccio. Però vabbè, la scarica dell'adrenalina ci sta, ragazzi. Ho fatto tipo sto tunnelozzo qua, ci ho messo la piattaforma e ho scavato, ragazzi, questa cosa qua. Cioè, ragazzi, ci ho scavato così tanto, ci ho perso tanto, così tanto di quel tempo che veramente, tipo, non mi sono bastate tipo due o tre playlist da 2 ore di canzoni. Trap, ovviamente, perché ascolto più quelle, però non mi sono bastate tipo 6 ore. Cioè, un bordello ci ho scavato. La maggior parte dei materiali, cioè, ho ottenuto solo cosa era importante. Tra l'altro, ho lasciato il pane, penso qua. Dimmi che ho lasciato il pane qua. Non ho lasciato il pane qua. Comunque, mi sono preso un po' di materiale, la pietra, giusto per averne un pochino, la terra anche. Carbone, gli slime perché ho già ucciso un po' di slime visto che funzionava la farm. Aspettate, sento un zombie, qualcosa, no? Perché io non ho le cuffie, no? Quindi sto sentendo tutto così come sentite voi. Ed è un po' inquietante. Comunque mi sono preso anche tipo 1, 2, quasi 3 stack di ferro che veramente c'era un bordello. Uno stack e 8 pezzettini di oro che è veramente tanta 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 roba. Poi c'era anche tipo pietre come questa, questa, quella che però non le ho ottenute. Sì, non le ho tenute. Per il semplice fatto che stavo lottando contro un creeper vicino a quella pozza di lava che c'avevo vicino a casa mia. E ovviamente il creeper esplode, tra virgolette, cioè non è che esplode perché dietro c'era anche uno zombie, no? Ho detto, beh, prima uccido il creeper, poi uccido lo zombie. Ovviamente cosa faccio? Uccido il creeper, c'è lo zombie che mi spinge nella lava, tac, muoio. L'unico culo che ho avuto è che avevo la spada di pietra, visto che ho detto, bah, non spreco così tanta la mia spada per uccidere quegli slime, no? Poi l'ho fatto perché tipo mi ero incazzato e l'ho fatto. Comunque ragazzi, fatto sta che adesso c'è anche mia sorella in camera che sta prendendo tutte le robe possibili e inimmaginabili, che sta facendo un rumore della Madonna, vai via. Ecco. Ok. Stavo dicendo, ah sì, mi serve tanto di quel ferro. Tra l'altro la mia sorella proprio no, zero, cioè, vedi che sto registrando, sbatte le porte. Ecco di nuovo, adesso l'ho aperta di nuovo. Ma che merda male? Oh, stavolta l'ho chiusa con gentilezza la porta. Mi serve tanto di quel ferro per fare
aspettate, dai. Porchi, basta! Allora, mi serve un buco centrale tipo questo, quindi io 1, 2, 3, shit, ho sbagliato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ovviamente potevo fare 9 meno 1, però sono un pirla, quindi mi servono 8, quindi con 8 ceste, dammi del legno, dammi del legno, dov'è il legno? Vabbè, prendo questo, no, aspetta, questo cos'è? Oak, ma prendiamo l'oak, va, chi se ne frega. E dobbiamo fare 8 ceste, anche se in realtà ne bastano solo per 3, mannaggia al cane, mannaggia. E ci facciamo l'ultima cesta. Tacchete 8. Adesso dobbiamo fare degli hopper. Vediamo se ci bastano per 8 pezzi di cosa. Vediamo, vediamo, vediamo. No, che cosa sta facendo, ragazzi? No, non è. Mi prendi questi blocchi, grazie. Tacche, tac, tac, tac. Ce ne bastano. 8 hopper, ridammi il ferro. Tanto ferro ne abbiamo, quindi non è tanto un problema. Mettiamo a posto anche il legno. Gli hopper ce li ho. Mi serve un blocco di sabbia. Uno, non mille, miglia, milioni. Poi mi serve un cactus. Un cactus che, se non sbaglio, ho visto là. Però devo prendere il pane. Dove ho lasciato il pane? Che non mi ricordo più. Ah, sì, l'ho lasciato nella cesta dentro casa. Ma che palle. Vado a prendere il pane, ragazzi. Ok, pane preso. Abbiamo mangiato. Qui è la pozza di lava in cui sono morto. E sono bruciate tutte le mie cose insieme al mio culo, ovviamente. Andiamo a prendere, non vedere perché vederli ho già visti prima, andiamo a prendere i cactus che erano qua. Aspetta, perché non c'è. Ah, eccoli là, è vero. No, perché mi ricordavo che c'era non sulla prima isola, sulla seconda, ma non mi ricordavo più qual era l'isola, qual era, non è un. Vabbè, avete capito. E andiamo a pigliarci i bellissimi cactus che tra l'altro li prenderei tutti, perché messi lì sono un po' da infami. Ogni volta che ne voglio prendere. Al massimo li riporterò qua quando avrò più cactus. Adesso li metto più vicini alla mia base. Grazie. Andrei subito a metterli. Cioè, dovrei fare la farm di slime perché appunto non so se l'ho già detto perché non mi ricordo più cosa ho detto io tipo 3 minuti fa. Però vabbè, tra l'altro c'è ancora bella ragazzi quando ho scritto. C'ho tutto, 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 tutto tranne l'iron golem che quello dovremmo cioè, lo dovremmo fare dopo. Ah no! Aspettate, prima che mi dimentichi, per fare un mega strafail dovrei prendere il mio amato Picconuts e in realtà ancora un po' di legno per fare double chest, mini infartino del momento, ovviamente. Aia. Andiamo. Stavo dicendo che qua non sono mai spawnati gli slime, vedete, spawnano sempre in quel chunk là, perché in pratica il chunk è delimitato da questa parete qua, quindi spawnano tutti là. A sto punto, sti due chunk sono inutili, al massimo ci farò qualcosa qui, qualcosa di carino, non so, potete dire anche voi. Allora ragazzi, più o meno il centro sarebbe quello, anche perché in realtà non so, cioè è un chunk oppure no, perché a me fa vedere che era un chunk, però sbordavo di un bordino, cioè di un blocco da tutte le parti, quindi dovrei partire da lì e fare il chunk, ma alla fine farlo in mezzo solo per una questione di che sei sicuro che gli slime ball vanno proprio lì a qualcosa. Quindi qua in teoria dovrebbe andare il blocco di. Che culo, il blocco di sabbia. Quindi sabbia. Questa torcia la leviamo, tanto alla fine le torce in realtà ragazzi non fatevi problemi, tanto gli slime spawnano anche quando ci sono tipo un bordello di torce come avete potuto anche vedere voi. Il punto positivo è che potete metterle così siete sicuri che non spawnano merda. Quindi qua dovremmo mettere gli hopper, le tramogge penso in italiano, chi lo sa. Io avevo in mente di fare che, siccome io arrivo da là, a farci qua la bellissima doppia cesta, non so se metterla così, così ce la si mette, se la mettiamo così va, sperando che funzioni però. Quindi dovrei scavare qua e qua, mettere le doppie ceste, così me le tolgo anche dall'inventario. Vabbè, me le tolgo dall'inventario in realtà, bruciandole, no scherzo. Poi dovrei mettere l'hopper che va collegato alla cesta, ok, e poi shiftando collegate tutti gli hopper l'uno all'altro. Però sto rumore della strega mi dà fastidio, ragazzi, mi dà fastidio. Ok, qui verrà messo i cactus alto 3 blocchi. Poi, se non sbaglio, aspettate, dove posso mettere? Vabbè, mettiamoci qua.
dobbiamo farci una mini scaletta, quindi partiamo a farla da qua così. Ovviamente bisogna mettere un blocco di qualcosa, che io ho messo di pietra, non so perché, e dopo qui andrà messo lo slime ball, cioè lo slime ball, cioè l'iron golem. Però prima di mettere l'iron golem bisogna anche fargli una protezione, così quando lo mettiamo lì non può scappare. Allora ragazzi, una cosa che mi sono dimenticato prendere in realtà era un po' più di legno, perché devo fare le fence. Fence che dopo servono per bloccare il nostro amico Iron Golemino. 12 bastano, sì, dovrebbero bastare. Comunque, stavo dicendo che oltre alle fence è un design che, diciamo, sono stato, ce l'ho preso da Surry. Mi sono ispirato a Surry perché appunto è una cosa molto compatta, economica di materiali. E lui in realtà l'ha fatto tipo con... Oh mio Dio, spawnano anche qua, ragazzi! Perfetto, allora! Ok, adesso cosa dovrei fare? Innanzitutto vedere se funziona la cesta. Ok, funziona e va tutto nella cesta. Buono, buonissimo direi. Vediamo. Pam pam pam, sì, buonissimo, perfetto. Quindi dovrei adesso andare a prendere il ferro e mettere anche quello che c'è lì a cuocere. Devo comunque prendere questi blocchi per fare la bellezza di 4 blocchi di ferro. E poi vado anche a dormire. Ok, Madonna ragazzi, ma è costosissima sta farm. Adesso, avendo le fence, avendo questo, per non tornare di nuovo su come un pirla di merda, devo prendere una zucca. Zucca che ce l'ho qui, ce l'avevo giusta. Dammi una zucca, tac, andiamo direttamente. L'ho presa? Sì. Andiamo direttamente a mettere l'iron golemino. Ragazzi, cioè no, mi sta venendo uno di quegli orgasmi. Vabbè, non pensate male, cioè non in quel senso, ma nel senso che sono veramente felicissimo che funziona. Adesso il problema è che devo uccidere, se no... Oh, oh cavolo. Oh, state calmo. State calmo, state buono. E morici anche tu, eh. Però è comunque anche una bella farm di esperienza. Sto sentendo anche un Enderman. Mannaggia ste caverne che diminuiscono la probabilità di spawn di uno slime. E ovviamente, io sono fottuto perché c'ho la caverna lì da qualche parte. Comunque, tac, tac. Uno. Due. Prima di mettere la zucca però vorrei fare una piattaforma intorno a lui. Fence qua, chiudi qua. Ah no, aspettate, qua se non sbaglio non serve la fence perché dopo lui non può più spawnare. È tutto un meccanismo strabico, ragazzi, tutto un meccanismo strabico. Così, poi qua, qua. E qua, poi dovrei essere velocissimo a chiuderlo. Sopra non c'è niente di problema. Ok. Togli un attimo queste cose qua, fammi mettere le fence a portata di mano, zucca, fence qua, boom! E abbiamo intrappolato il nostro amico Iron Golemino. E così ragazzi la farm è 100 al 100% funzionale. Devo solo più togliere i blocchi di terra che sono qua, c'ho la magia dell'editing, quindi è tutto sparito ad un tratto. Qui funziona abbastanza bene, riprendiamoci le cose. Qui innanzitutto dobbiamo aspettare che spawni, sperando che spawni. Ah, aspetta, però dobbiamo controllare nelle ceste se spawna, perché loro ovviamente si vanno a suicidare. Spero solo che funzioni, ragazzi, perché veramente mi sto preoccupando. Perché di spawnare avete visto anche voi che spawnano. Il problema è che continuano a spawnare. Comunque, mi piace tantissimo, è una cosa molto molto bella. Il nostro Iron Golem è lì bloccato per tutta la sua vita. Sei il nostro schiavo. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questo gameplay mischiato a un tutorial vi sia piaciuto e stato d'aiuto per capire anche voi come fare la farm di slime molto funzionale. Alla fine tanto è una farm che bene o male la potete fare tutti, che la conoscevate tutti. Come vedete è un design molto compatto perché cioè non bisogna utilizzare tanta di quell'acqua e niente di che, solo un paio di cactus, che quello possiamo dire è il problema. Il ferro tanto si trova sempre. Dovete trovarne tanto ferro, come avete potuto notare, perché tra l'Iron Golem, tra gli Hopper e... Beccatevi che tipo avete un chunk come me che è fatto da 3 chunk, quindi dovete fare la stessa cosa per 3 volte. E dovete spendere un po' di ferro. Comunque, spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete mai fatto. E dovete per forza farlo perché è un canale stupendo. Cioè, un po' di autostima, ragazzi. Vabbè, a parte le minchiate, ragazzi, lasciate like e niente. Spero vi sia piaciuto. Bella.